Per Angelica, che è un frutto del nostro territorio, è un frutto della tradizione del nostro territorio, riconosciuto tale dal Ministero nel 2001, che sta vedendo un po' la perdita da parte di quelli che produttori di questo frutto, perché ormai hanno raggiunto un'età magari è grande, quindi hanno necessità di un cambio generazionale. È per questo che la nostra amministrazione, insieme all'Associazione per Angelica, di cui siamo anche soci, sta cercando anche di trovare insieme a loro un progetto per cercare di incentivare la messa a dimora di nuove piante, di ulteriori piante, ma soprattutto di essere attrattivi nei confronti dei giovani, verso questa attività, quella che è l'agricoltura, che è fondamentale per i nostri territori, perché sappiamo che la gente, i turisti vengono da noi proprio perché c'è uno stare bene, si vive bene, si mangia bene, la qualità e l'ospitalità sono punti cardine di forza dei nostri territori. E cominceremo il 2 con l'inaugurazione della festa alle ore 16:30 e come ciliegina quest'anno abbiamo chiamato la fanfara dei bersaglieri da Qualagna. E che darà un pochino, ecco, farà con un concerto, darà il via alla festa. Apriranno i mercati della pera, apriranno i vari punti gastronomici e poi tanta musica, saltimbanco, chi più ne ha più ne metta. Non poteva mancare la pedalata dei Muli Stracchi, che si terrà alla domenica. E qua avremo modo di portare i partecipanti non solo in piazza, ma addirittura nei campi, nei fossi, e riusciamo a far vedere il nostro paesaggio da qualsiasi punto di vista, davvero. La richiesta di questo frutto, raro e pregiato, come diceva Gallesio, è un frutto che non ha eguali, in molti stanno cercando di replicarlo anche nelle regioni vicine, magari perché riescono ad ottenere una pera che ha gli stessi colori, il giallo e il rosso della nostra pera angelica, ma non hanno le caratteristiche organolettiche delle nostre pere, che anche dagli studi recenti da parte dell'Università di Urbino insieme all'Università Politecnica delle Marche hanno rilevato essere ricca di polifenoli, quindi antiossidanti che fanno bene alla nostra salute.